Le qualifiche si sono concluse con un giro veloce e mostruoso. E la domanda sorge spontanea. Riuscirà il leader a mantenere la posizione? Bene, ci sono un paio di favoriti in pista oggi. Ma chi riuscirà ad avere la meglio? Finché ci sarà spettacolo, poco importa. Ci attendiamo. Possiamo usare il DRS, DRS è disponibile.
bel lavoro, continua così. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Semplicemente geniale. Una gara impeccabile e abbiamo vinto. Complimenti. C'è aria di festa al box oggi, dopo una fantastica vittoria qui a Sakhir. Ovviamente un grande applauso va fatto a tutti i membri della scuderia. Parliamo di questa vittoria. Cosa ha fatto la differenza? Penso che oggi la costanza sia stato il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci, puoi approfittare degli errori altrui, senza commetterne troppo. Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Anche oggi abbiamo assistito a un grande spettacolo in pista. Non vediamo l'ora di tornare a raccontarvi tutte le emozioni di questa competizione che ci sta facendo davvero divertire. Appuntamento qui.
Siamo a Las Vegas. Per la Formula 1 si tratta di un ritorno in città, ma la gara non si disputa più nel parcheggio del Caesar Palace. Oggi le vetture sfrecceranno per le strade. La gara di stasera si correrà tra le luci abbaglianti di Las Vegas. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Fernando Alonso parte. Ancora una volta qui con me Davide Valsecchi. Davide, è fantastico averti qui con noi oggi. Vista la tua esperienza in pista, toglimi una curiosità. Come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva, un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene, perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Grand Prix. Ehi, rispondi, tutto bene? È stata una bella botta.
cuore del deserto del Nevada. Prende la bandiera a scacchi e vince il Gran Premio di Las Vegas. La festa è solo all'inizio. Dimmi, Davide, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione. Oggi la prestazione dell'Aston Martin è stata degna di una scuderia storica. Si stanno avvicinando al podio proprio in questo momento e immagino che il boato del pubblico sia musica per le loro orecchie. Dimmi un po', Davide, chi indicheresti come miglior pilota del giorno?